può propagandarlo nella stessa stregua dei video che hanno fatto Messina e Company. Quindi dateci questa opportunità, perché la gente ricorda più questo episodio che tutto il resto di una stagione, perché per fare un campionato come questo non è una cosa semplice, i soldini ci vogliono. Quindi nel momento in cui noi veniamo sminuiti nel nostro modo di fare, tenuto conto che per noi questo è un hobby, dove poi la stessa gente che ci critica possibilmente la domenica viene a campo e cerca l'accredito per entrare gratis. Cioè, questo è il paradosso, perché dobbiamo anche dire un'altra cosa: noi ringraziamo tutti i tifosi della domenica, della non domenica, ma è anche vero che noi abbiamo avuto una media di paganti, tranne quella con il Campofranco che siamo stupiti, di 130 euro a settimana, ogni 15 giorni. Quindi stiamo parlando del nulla, cioè, quindi non abbiamo avuto quel sostegno da parte dei tifosi. Quindi la media è stata di 130, 150, 400 quando non c'erano gli abbonamenti. Sono tutti abbonamenti, cioè, sono state cifre irrisorie, tranne la partita di con il Campofranco, che abbiamo avuto un incasso che è stato uno dei maggiori, 1060 euro. 130 euro quante persone venivano? 80, 100, 150 massimo. Compresi gli abbonati. Quindi stiamo parlando di un qualcosa dove queste persone che sono qua ci hanno messo la faccia. Quindi accettiamo le critiche, perché la Nice è un patrimonio della città, perché c'è gente pensionata che non viene a campo ma la segue lo stesso. Però tutto questo sostegno non l'abbiamo ricevuto, e anzi le persone che ci hanno criticato, è giusto che lo facciano, perché ognuno ha un ruolo. Noi siamo le persone che, se vinciamo, siamo portati in alto, se perdiamo siamo portati al... al macello. Quindi quello che volevo dire è che sulle dichiarazioni di Messina e di Bartolana c'è un fondo di verità: la rabbia, gli errori di comunicazione che abbiamo fatto, eccetera, eccetera, ci portano intanto ad essere uniti. Perché poi un altro equivoco di fondo che è stato fatto è che sia Natale Ferrante che Lillo Torregrossa si erano dimesso dalle loro cariche, ma non da soci della Nissa. Perché per un fatto burocratico, questo è stato fatto precedentemente anche in una riunione, quindi noi siamo stati sempre compatti. Purtroppo l'inesperienza da parte di tutti ci ha fatto dire che abbiamo fatto degli errori, ma se abbiamo fatto degli errori per il bene della Nissa, perché l'ingiustizia è agli occhi di tutti, e questo vuol dire che ce lo riconoscono tutti.